Siano lodati Gesù e Maria. Il Vangelo, fratelli e sorelle carissimi, oltre alla grandissima compassione di Gesù che appare nella seconda parte di esso, quindi questo sguardo di misericordia verso le pecore stanche e sfinite perché senza pastore, Gesù avrebbe poi cominciato a predicare largamente la parola a ciascuno di loro, insegnandoci anche che la più grande fonte di stanchezza, di smarrimento e di confusione proprio per tutti noi è l'assenza di una parola autorevole, chiara, precisa, che ci indirizzi verso le vie del bene, che Gesù ha dato e che ha dato l'incarico ai suoi ministri soprattutto, ma anche a tutti i suoi discepoli, di continuare a portare alle folle, non dimenticando che come Gesù incontrò posizioni grottesche, d'accordo, tipo dire scaccia i demoni per opera del principe dei demoni, così purtroppo chi è con lui incontra situazioni analoghe, nel senso che c'è un peccato molto diffuso che è l'invidia della grazia altrui, che è il motivo per cui hanno ammazzato Gesù, i farisei, e che dipende semplicemente dal fatto che quando si incontra un uomo di Dio, una donna di Dio, persone che sono veramente straordinarie, chi non è straordinario come loro, anziché convertirsi e prendere buon esempio, cerca di buttare il fango addosso. Quindi questa è la cosa che purtroppo sovente si fa in questo mondo e purtroppo ne paga le conseguenze l'autore di questo gesto, certamente poi gli uomini di Dio, così come Gesù, continuano ad andare avanti tranquilli e sereni per la loro strada. Ora, la prima lettura anzitutto ci ricorda, sapete che molti proverbi popolari sono radicati nella Bibbia, non so se avete colto durante la lettura un passaggio che è proprio un proverbio popolare. Avete mai sentito dire che semina vento raccoglie tempeste? Abbiamo letto prima, e poiché hanno seminato vento raccoglieranno tempeste. Qual è il contesto? Qui il Signore, attraverso le sue Osea, fa una semplice requisitoria dicendo a questa gente: avete fatto tutto come vi pare a voi. Cioè, io ho detto, cioè, a un certo punto Israele ha cominciato ad avere dei re, anche quello l'hanno voluto perché si sono messi in testa loro da avere il re, però a un certo punto è arrivato Davide, dice: quali re avete designati? Dice: avete creato dei re, ma io non li ho designati. Avete scelto dei capi, ma a me in salute. Ancora, non basta quello. E le cose religiose, cioè Efraim non ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi, dice, io per lui, ma essi sono considerati come cosa straniera. Cioè, che cosa fa? Non molti uomini, perché sono le persone che vanno contro Dio esplicitamente, attenzione. Poi sono le persone che pensano di essere amici di Dio, ma in realtà fanno sempre quello che ci pare. Sono questi, decido io quali atti di culto dare al nostro Signore, perché il nostro Signore alcune cose ce l'ha anche comandati per precetto, no? Per esempio andare a messa la domenica. Una persona che dice: ma io vado a messa quando mi sento, oppure vado in chiesa quando mi va, cosa sta dicendo? Cioè, che io voglio, come dire, stare a disposizione del Signore, come dico io, non so, fa come pare, ma io questo non lo sottoscrivo. Capite? Cioè, noi non soltanto dobbiamo fare delle cose buone, ma farle se Dio le vuole, come Dio vuole, quando le vuole. Se noi facciamo sempre di testa propria, fare di testa propria, questa è l'esperienza che ci insegna, se abbiamo imparato almeno un pochino tanto così di umiltà, significa fare guai, seminare vento e poi raccogliere tempeste. Perché fondamentalmente noi siamo sempre, se ci facciamo attenzione, a un bivio: o fare le cose da testa nostra, o cercare di fare le cose secondo quello che almeno percepiamo e sappiamo e siamo in grado di scegliere di essere conforme ai divini voleri, nel piccolo come nel grande. Non ci sono altre alternative. Ecco perché il Signore ci ha insegnato il Padre Nostro, che diremo anche prima della comunione, che culmina nell'espressione: sia fatta la tua volontà in cielo ma in terra. Cioè, così come si fa in cielo, lo possiamo fare anche noi in terra. In cielo la fanno tutti,
In terra non fa quasi nessuno, perché quasi nessuno, volontariamente e deliberatamente, preferisce diffidare di se stesso, consapevole in umiltà che se facciamo di testa nostra facciamo quello guai, e confidare ad affidarsi nelle mani di Dio solo. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci insegni questa sapienza e anche a comportarci con il Signore secondo quello che Lui desidera e non secondo quelli che sono i nostri pensieri o i nostri desideri. Chiediamo anche al Signore che ci mandi sempre santi suoi ministri, che sappiamo riconoscerli e che sappiamo sfamare, ecco, grazie anche al loro ministero, alla loro parola, la nostra fame e sede di verità, per poter essere sempre attraverso di loro da Dio condotti per i pascoli sicuri della santità. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.